Io sono Mario Chessa, faccio il musicista a tempo pieno, ho 67 anni e vengo da Sassari. Io ugualmente vengo da Sassari, ho 44 anni, faccio l'attore di teatro ragazzi e mi chiamo Luca. E io sono Elio, vengo anche io da Sassari, ho 35 anni e faccio un lavoro di vigilanza, però anche faccio le consegne delle pizze, le consegne delle lettere, accompagno dei bambini, insomma faccio un po' tutti i lavori possibili e anche reading nelle piazze, insomma. Io da grande vorrei fare quello che ho sempre fatto, cioè musica. Ultimamente mi sto dedicando molto alla musica di teatro per bambini, e la cosa mi piace molto e vorrei continuare a farlo finché è possibile. Io vorrei, da grande vorrei scrivere tante, qualunque cosa, scrivere molto. Io da grande lo stesso vorrei occuparmi della scrittura, magari in ambito televisivo. Io da piccolo, già all'età di 6-7 anni, facevo degli spettacolini per i miei amici, cantavo, recitavo, però non so di preciso cosa facevo. Io invece, dunque, praticamente avevo uno di quei mangianastri che si infilava il 45 giri. A 5 anni ascoltavo Polanca, perché mia mamma aveva tutti i dischi di Polanca e ovviamente anche tante canzoni dello Zecchino. Io da piccolo ascoltavo molto i Beatles, probabilmente come influenza di famiglia, anche adesso, però mi sono anche un po' aperto a tutti i generi musicali. Tu hai detto che avevo un mangianastro e infilavo i dischi. Sai quello... Era un mangianastro, era una... sì, ma infilavo i dischi. Esatto. Dentro. Meno mangia dischi più che mangianastro. Ah, esatto, tutto mangianastro. No, vabbè. La nostra canzone è La marmellata innamorata. Io sono autore del testo. Io sono il compositore della musica. E io sono coautore del testo. La marmellata innamorata in realtà è nata così. Cioè, l'idea è venuta inizialmente a me, poi ho coinvolto tutta la squadra. E sostanzialmente ero in un viaggio, avevo fatto un viaggio a Bratislava all'estero. E una delle cose, diciamo, migliori della giornata era questa colazione continentale. E c'era questo tavolone pieno di dolci. E a tipo a un metro e mezzo c'era questo tavolino di ferro battuto con un cestinetto con delle marmellatine da sole che mi faceva una tristezza incredibile. Allora ho detto, ma quelle vogliono andare là? Cioè, e quindi ho immaginato, non lo so, mi è venuto in mente, poi sono tornato a casa e l'ho scritto, questa marmellata innamorata follemente del mondo della pasticceria che per qualche ragione non riusciva a raggiungere. Luca mi ha coinvolto in questo progetto in una maniera strana, cioè in una maniera che io non avevo mai fatto, cioè comporre della musica su un testo già scritto, cosa che io non avevo mai fatto e mi trovavo male, perché pensavo che non ci fosse la spontaneità nel comporre la musica. Invece il testo è scritto molto bene, dunque mi ha facilitato il compito, anche se per me era una novità, e l'ho fatto in poco tempo e credo che siamo riusciti ad ottenere un buon risultato, ecco. Visto che siamo qua. Io sono stato coinvolto da Luca in una seconda fase di riscrittura e diciamo che senza svelare molto del testo io ho voluto inserire qualche elemento che piaceva a me, ovvero i giochi di parole, un po' i limerick alla Edward Lear, il nonsense, questi aspetti che erano già presenti ma abbiamo voluto un po' insistere sui giochi di parole, appunto. Secondo me è una canzone che parla alla fine di libertà, cioè la libertà un po' di scegliere, conquistare, indipendentemente poi da quello che ne pensano gli altri. Quando ho ricevuto la telefonata di padre Giampaolo ero in realtà ero con delle persone perché stavamo appunto leggendo un copione. Rispetto agli anni scorsi, perché questo non è il primo anno che la mandiamo, la marmellata è, questo è il quinto anno, gli anni scorsi seguivamo la diretta Facebook, ci aspettavamo, no? sta telefonata. Quest'anno per varie ragioni me ne sono completamente dimenticato. Vado a leggere questo copione con altri attori e invece di spegnere il cellulare faccio... Ma lasciamolo tenere acceso, non lo so, c'avevo una specie di sensazione. E poi quando ha squillato il telefonino ho visto il numero di Boni, ho fatto no, non è possibile, no, faccio pronto. Ciao Luca, sono il padre di Giampaolo, impazzito. Poi ho chiamato Mario e
E allora gli altri, quando l'ho chiamato, siccome lo conoscono, hanno detto: no, metti viva voce, ti prego, vogliamo sentire che cosa dice, perché non ci credeva all'inizio, pensava che fosse uno scherzo. No, io stavo provando, perché faccio parte di un gruppo cosiddetto storico in Sardegna, che esiste da 53 anni, e quando mi ha detto così, sapevo che era a casa di Amici Comuni, ho detto ma sì, dai, e non ho dato peso alla cosa. Poi ci siamo sentiti un due ore dopo, ho detto ma dai, era... sì sì, il numero di... vabbè, ma può essere qualche amico che... ho detto sì, ho il numero di Bologna. Ho detto vabbè, e l'ufficialità quando sarà? Ho detto quando uscirà sul sito. Ho detto vabbè, aspettiamo il sito prima di dire così. Io sono stato chiamato a Lucca, avevo il telefono senza suoneria e c'erano tipo 200 chiamate. L'ho riattivato, non mi ricordo se ti ho richiamato io, forse ti ho richiamato io. Tu, esatto, perché ho chiamato la e lui con la voce strozzata, ci hanno preso. È andata così. Bene, felici. Questo 61esimo Zecchino d'Oro secondo me sarà fantastico, perché sarà comunque un'esperienza incredibile, è un mondo nuovo per noi, è un mondo straordinario. Qualunque cosa venga o accadrà, per noi sarà comunque felicità. Sì, per noi, 61esima edizione dello Zecchino d'Oro, già il fatto di essere qua, abbiamo già raggiunto lo scopo. L'abbiamo presentato, appunto, come diceva Luca, perché facendo anche dei piccoli sondaggi tra i bambini, tra i nostri parenti, eccetera, la canticchiavano subito. Per questa 61esima edizione dello Zecchino d'Oro probabilmente l'aspetto più bello sarà sentirla cantata da dei bambini già durante la registrazione. Semplice, cioè io mi emozionavo che qualcuno cantasse qualcosa scritto da noi, non vedo l'ora appunto di sentirla, di vivere questo mondo, insomma. Il lungo, il corto e il faccio con il... I cowboy non usano mai le pistole perché lo sceriffo non vuole. Meno male che cantano i bambini, insomma. Una canzone che mi è rimasta sempre impressa dello Zecchino da quando ero piccolo è Fammi crescere i denti davanti, perché avevo lo stesso problema in quel periodo. E mi ricordo questa canzone che fa più o meno: fammi crescere i denti davanti, te ne prego bambino Gesù, sono due ma mi sembrano tanti. E basta. E devi chiudere la strofa. Non ricordo più. Io la canzone preferita dello Zecchino è sempre stata Il caffè della Peppina. Caffè del... però un po' mi vergogno a cantarla, però lo farò. Il caffè della Peppina non si beve alla mattina, né col latte né col tè. Ma perché? Ai bambini che canteranno le prossime canzoni dello Zecchino d'Oro, io direi di divertirsi come giusto che facciano a quell'età.